Siamo ufficialmente entrati in zona rossa e purtroppo ci sono tante realtà imprenditoriali che non hanno potuto restare aperte. Ce ne sono altre invece che hanno potuto rimanere aperte, tra queste ci sono i parrucchieri, dove non ci si spiega come mai siano stati selezionati proprio loro e altre categorie piuttosto che altro. Questo ovviamente a discapito di chi ha dovuto tenere chiuso in un periodo remunerativo come quello natalizio. Eravamo partite molto scoraggiate e con tutta la situazione che c'era. Mentre invece, insomma, abbiamo ricominciato il nostro lavoro, è un Natale diverso e questo comunque è alla vista di tutti. Però io sono stata contenta perché comunque, insomma, ho lavorato, ecco. Siamo fortunati a lavorare con qualche difficoltà perché appunto magari gli appuntamenti slittano un attimo, quindi ci si creano un po' di fatiche. Fortunatamente non è andata tanto peggio rispetto all'anno scorso, sono le fatiche che sono aumentate. L'estetica è chiusa, come già abbiamo avuto anche i mesi passati nel momento della zona rossa. Il Natale anche nella parte del parrucchiere è diverso. Cioè, sono 22 anni che faccio questo lavoro e non è mai stato così il negozio. Un altro anno così non sarebbe sopportabile come è stato questo. Con tutte le precauzioni che stiamo utilizzando, stiamo comunque lavorando. Un pochettino di calo c'è stato, però non ci lamentiamo veramente. Ringraziamo appunto tutte le clienti che ci stanno dando fiducia. Come mai, rispetto ad altre attività, il parrucchiere rispetto al primo lockdown è potuto restare aperto? Io penso che sia questa la motivazione per cui ci hanno lasciate aperte, un attimino per cercare di non abbattere proprio la popolazione, ecco. Me lo sono chiesta e non so dirvi la motivazione, e secondo me è ingiusta. Questo non ce lo sappiamo spiegare neanche noi, infatti la prima cosa che abbiamo pensato, appunto anche riguardante il discorso dell'estetica o comunque delle altre attività dove magari comunque non, ci sono comunque delle regole rigide e debbano comunque chiudere.